Ninfa per la quarta tappa del circuito invernale Fise Lazio Salto Ostacoli. Abbiamo la vincitrice della fascia Brevetti Gold, Veronica Marra. La parola a lei. A lei, anzi a te, perché sei una junior, giusto? Sì. Con che circolo monti? Al circolo ippico Due Ponti con Matteo Sorgoni. Come si chiama il tuo cavallo, quello con cui hai gareggiato in questa tappa? Petit Star Aguigli. È la prima volta che affronti le tappe di questo circuito invernale? Sì, è la prima volta questa di Ninfa. In che categoria hai saltato? Ho partecipato alla categoria C115. Come ti sei trovata? Hai trovato qualcosa di diverso, un po' più tecnico rispetto a un concorso normale o non te ne sei neanche accorta? No, in realtà l'ho trovato normale sia dal punto di vista dell'altezza sia dal punto di vista tecnico. Forse ieri un po' più tecnico il percorso, il giro. Che categoria era quella di ieri? Sempre la 115. Ma una categoria a due fasi? Ieri sì, a fasi consecutive e oggi a tempo. Bene, quindi tutto sommato è stata una bella esperienza, sì, per te. Una bellissima esperienza. Pensavi di vincere questa tappa? No, in realtà no, e non sapevo neanche che esistesse il premio per il vincitore di tappa, o in realtà non ho neanche partecipato a nessun'altra delle tappe di questo programma. Quindi sei stata proprio presa alla sprovvista? Sì, esattamente. Bene, pensi di fare anche le prossime tappe? Probabilmente sì, adesso decideremo con l'istruttore e si vedrà. Certo, l'ultima parola ce l'ha sempre l'istruttore. Va bene, grazie e complimenti. Grazie, grazie a voi. Diamo la parola alla vincitrice della fascia primo grado silver di questa quarta tappa del circuito invernale Fise Lazio Salto Ostacoli. Presentiamoci. Sono Giada Gatti e monto qui al circolo ippico S di Ninfa. Niente, ho montato una cavalla di 11 anni, una Saura che ormai ho con me da 6 anni, quindi che sicuramente mi ha già dato molte soddisfazioni quest'anno e anche questa volta, insomma, ha riconfermato la cavalla, insomma, mi sta dimostrando di essere. Siete un binomio quindi abbastanza consolidato, siete cresciute insieme sportivamente? Sì, assolutamente sì, e stiamo continuando a crescere insieme giorno dopo giorno e lei mi sta dimostrando sempre di più di poter essere la cavalla per andare avanti. Chi è il tuo istruttore? Il mio istruttore è Danilo Sistini, a cui va sicuramente grande parte del merito, di certo senza di lui non credo che oggi sarei qui. Cosa ti è sembrato tra ieri e oggi del tuo andamento delle due diverse categorie? Come pensi di essere andata? Come ti valuti? No, sicuramente sono stati due percorsi molto buoni, sicuramente c'è sempre da migliorarsi e sempre da crescere. Insomma, il merito, forse, ecco, grande merito oltre all'istruttore va anche alla cavalla che, ecco, mi aiuta sempre, sicuramente mi supporta molto. Quindi grande valore al binomio sempre. Pensi di partecipare alla prossima tappa del circuito e poi ci sarà la finale? Assolutamente sì, dati i risultati vedremo di esserci. Bene, allora grazie e arrivederci. Grazie a voi. Siamo arrivati al momento di presentare il vincitore della fascia primo grado gold di questa tappa di Ninfa del circuito Salto Ostacoli Fise Lazio Invernale. Vai! Bene, mi chiamo Flavio Sant'Andrea e monto al circolo ippico Derby Club sulla Laurentina. Il tuo istruttore? Riccardo Badoan. Tuo cavallo come si chiama? E è un po' lungo, Vertigo della Ferme San Martin, cavallo belga. Quanto tempo è che monti con questo cavallo? E sono quasi 2 anni. Ti trovi bene? Sì, ora abbiamo preso la mano, sta andando bene. Come hai trovato i tuoi risultati di ieri e di oggi? Un commento, una considerazione? Ma ieri ho fatto la prima parte un po' più complicata, ma abbastanza bene. Oggi ho sbagliato il numero 1, però per il resto bene. Hai inaugurato con l'errore. Sì. E tu hai già fatto altre tappe del circuito, pensi di farne altre? Credo di sì, credo che le ultime due forse le farò, sì. Hai trovato interessante per la tua crescita sportiva fare queste tappe, avere continuità in questo tipo di lavoro? Ma sì, abbastanza interessante perché
può servire, serve sempre due gare invece che tre, diciamo, per un ragazzo come me che fa ancora la scuola senza mancare il venerdì. Ecco, anche questo è importante, poter portare avanti anche gli altri impegni oltre a quello sportivo e al tempo stesso crescere, giusto? Sì. Va bene, allora speriamo di vederci alla prossima tappa, complimenti. Grazie, arrivederci. Abbiamo la vincitrice della fascia brevetti silver di questa quarta tappa del circuito qui a Ninfa. La presentiamo, nome? Alessia Marri. Con che circolo monti? Dal K, con il K da settembre. Qual è il tuo istruttore? Massimiliano Ferra. Il cavallo? Curatius. E quanti anni ha il cavallo? 17. Tu invece? 18. Bene, hai fatto già altre tappe del circuito? Sì, le tappe le ho fatte quasi tutte a parte Atina e il primo trofeo però che faccio. Pensavi di vincere questa tappa? Beh, non lo so, questa è una domanda difficile, però uno scende in campo per vincere, altrimenti non partecipa, diciamo. Un'intenzione c'era? Sì, beh, l'intenzione c'è, certo. Sei stata contenta di questo risultato? Sì, sono soddisfatta del risultato e del cavallo. Sono il molto tuo istruttore? Sì, ha detto. È soddisfatto anche lui, anche perché insomma è da poco che ho preso questo cavallo, quindi sì, siamo molto soddisfatti entrambi. Si comincia a creare un bel binomio, insomma. Sì, esatto, siamo entrati subito in feeling, quindi siamo tutti abbastanza soddisfatti. I percorsi del circuito come ti sono sembrati, ad esempio questa volta qui a Ninfa? E questa volta l'ho trovato più semplice, diciamo, rispetto ad altri. Io il primo che ho fatto è stato la macchiarella e il più difficile l'ho trovato al K in realtà, quindi in casa. Però vabbè, contenta anche perché al K sono arrivata prima, il secondo giorno, quindi anche se l'ho trovato più difficile sono stata comunque soddisfatta. È anche utile appunto vedere delle differenze tra un percorso e l'altro, fa fare esperienza anche quello. Ti troviamo la prossima tappa? Sì, mi troverete la prossima tappa quasi sicuramente. Bene, grazie, complimenti. Grazie, arrivederci.